quindi partiamo col punto 2, interpellanza del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle su RDC e progetti utili alla comunità. Prego. Sì, buonasera a tutti. Allora, inizio a leggere l'interpellanza. Allora, reddito di cittadinanza e progetti utili alla comunità. In data 28 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto legge per il reddito di cittadinanza. Considerato che al comma 15, articolo 4 dello stesso decreto, si definiscono le modalità e gli obblighi per chiunque beneficerà del reddito di cittadinanza di partecipare a progetti utili alla collettività, con un massimo di 16 ore settimanali, pena la revoca del reddito come riportato a seguito. In coerenza col profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il Centro per l'Impiego, ovvero presso i servizi dei comuni, il beneficiario è tenuto ad offrire, nell'ambito del patto per il lavoro e del patto per l'inclusione sociale, la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non superiore alle 16 ore settimanali. Considerato inoltre che i comuni, entro i 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al presente comma e comunicano le informazioni sui progetti ad un'apposita sezione della piattaforma dedicata al programma del reddito di cittadinanza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di quell'articolo 6,1. L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario di cui presente comma sono subordinati all'attivazione di progetti. L'avvenuto assolvimento di tali obblighi viene attestato dai comuni tramite l'aggiornamento della piattaforma dedicata. Chiediamo se il nostro comune ha predisposto le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti e quali progetti sono stati elaborati. Chiediamo inoltre quanti siano al momento attuale i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza e quanti prestano servizio in progetti o lavori socialmente utili. Luca Maioli, gruppo consigliare Movimento 5 Stelle. Illustra il capogruppo. Niente, rispetto all'interpellanza, naturalmente qui abbiamo una risposta che è stata gestita anche dai nostri servizi. Allora, brevemente, insomma, la legge del 23 gennaio individua i nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza. E il comma 15 dice che in pratica in ambito formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse, nel corso del colloquio sostenuto presso il Centro per l'Impiego, ovvero presso il Centro dei Servizi Comuni, individua le disponibilità e dall'attività e dei lavori utili alla collettività, lavori che devono essere svolti con un numero di ore non inferiore alle 8 ore settimanali, fino ad un massimo di 16. Tralascio le altre considerazioni legate a questi ambiti che erano stati individuati e l'avvenuto assolvimento di tale obbligo viene attestato dai comuni tramite l'aggiornamento della piattaforma che prima abbiamo richiamato, dedicata. E questa piattaforma mette in connessione i comuni dell'Unione Montana e costituisce unitamente alla piattaforma per il coordinamento dei centri per l'impiego il portale delle comunicazioni tra diversi soggetti, i centri per l'impiego, i soggetti accreditati tutti, i comuni, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'INPS. A fine settembre del 2019 è stato in parte reso operativo questa piattaforma ad hoc.
E nell'ottobre del 2019 è stato approvato il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, avente per oggetto la definizione, le forme, le caratteristiche e le modalità di attuazione dei progetti, i PUC, utili alla collettività. È stata l'implementazione della piattaforma ha permesso in seguito di sviluppare questi progetti attivando un gruppo di lavoro tecnico che aveva individuato alcuni ambiti su cui indirizzare le prime operazioni. Gli ambiti individuati erano in ambito sociale quello per i disabili e gli anziani. Tali ambiti sono stati messi in crisi dall'emergenza Covid, che ha dovuto rimettere in discussione tutto quanto, insomma, rispetto ai progetti che erano stati individuati, per le ovvie ragioni che non stiamo a spiegare. E il Governo ha sospeso la condizionalità che la legge prescrive per i beneficiari del reddito di cittadinanza fino al 17 luglio 2020. Questo naturalmente ha creato l'una cosa e l'altra dei ritardi, dei rallentamenti rispetto all'attuazione e alla definizione dei progetti utili. E manca ancora, come ho detto, l'interoperatività con il sistema del centro per l'impiego. Non c'è ancora, praticamente non si parla centro per l'impiego e servizi sociali attraverso questa piattaforma perché manca l'operatività. Detto tutto questo, alla data attuale l'Unione e i Comuni sono accreditati sulla piattaforma, operano per la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno e hanno attivato il sistema sociale per la valutazione dei casi. Ad oggi i casi con possesso dei requisiti di residenza e soggiorno sono 236, dato dell'Unione, naturalmente dei Comuni. In questo dato sono presenti in modo aggregato i casi con requisiti per reddito di cittadinanza, incarico al sociale, centro impiego e le pensioni di cittadinanza, tutto quanto insomma. Dei 236 casi di gestione in servizi sociali assegnati al case manager, cioè sostanzialmente all'assistente sociale di riferimento, sono 117. Di questi 107 casi sono già stati colloquiati dal case manager. I rimanenti 121, se non faccio male i conti, sono come dire, di competenza non del Comune ma dei centri per l'impiego di cui dicevamo, perché come saprete quelli in carico al Comune e ai servizi sociali sono quei casi per cui il problema non è solo il lavoro, ma ci sono altre problematiche insomma, collegate a questo. Questo è quanto, insomma, riassumendo, quelli che noi conosciamo sono 117, 107 sono stati colloquiati ma non sistemati sostanzialmente e naturalmente speriamo assolutamente di riuscire ad andare in fondo a questa operazione sia con la messa a punto della piattaforma di cui parlavo prima ed anche con un'adeguata ricollocazione rispetto all'emergenza Covid che ancora è in essere, insomma, che ha rallentato obiettivamente tutte le operazioni. Ok, io sono soddisfatto perché l'ho risposto, ho avuto anche i documenti via mail, quindi io sono a posto.